Allora, siete stati molto bravi ed esaustivi nelle vostre esposizioni. Vediamo se c'è qualcuno fra il pubblico che ha voglia di rivolgervi direttamente una domanda. Ecco questo signore, prego. Stasera per dice Rai un approfondimento. Lei è stata molto esaustiva sul tema della missione della Rai. Poi ha detto con conclusione questa prospettiva che io non sapevo. Di un prossimo bilancio sociale della RAI. Si poteva immaginare che una grande organizzazione come la vostra fosse già orientata verso il bilancio integrato, ma invece siete a questo primo passo del bilancio sociale e complimenti comunque. La domanda è: ma la visione in una società come la RAI, chi è che la può esprimere, formalizzare? E pensando al bilancio sociale o anche alle prospettive ancora più impegnative, la partecipazione, che sembrerebbe essere alla portata di un sistema mediatico così potente, come pensate di metterla realmente agli atti nella gestione dell'impresa? Grazie. Prego, Presidente. Dunque, chi dà la missione? La missione viene data, come ho detto, attraverso il contratto di servizio e la convenzione. Attuali indicano come missione un elenco molto, molto dettagliato, del resto sono conosciute, sono pubblicate, quindi si possono vedere, a memoria non glielo so dire, ma entrano in un dettaglio molto preciso, molto puntuale di varie cose che RAI deve fare, cose che ovviamente deve assolutamente osservare. E su questo fronte il bilancio già sociale ne dà conto e poi anche la contabilità separata che RAI è tenuta a fare sulla base di una struttura che è stata stabilita dalla Agcom, dà conto di tutte le cose che poi quantitativamente vengono fatte a valere sugli impegni prescritti dal contratto di servizio. Il bilancio sociale avrebbe un po' un'altra caratteristica, cioè quella proprio della responsabilità sociale d'impresa che va a vedere, come è stato spiegato molto bene in precedenza dagli altri relatori, quello che è anche l'impatto che al di là della produzione tipica del prodotto RAI viene svolto nell'ambito, per esempio, l'uso dell'energia, come è stato fatto vedere, per esempio. Alcuni aspetti di tutela particolare che possono essere rilevati e così via. La partecipazione, essendo noi sottoposti a un controllo molto dettagliato, soprattutto da parte del Parlamento, all'interno dell'Italia fino ad ora, quindi non so come cambierà in futuro, si è ritenuto che attraverso sia la partecipazione del Parlamento attraverso la Commissione parlamentare di indirizzo e di vigilanza, che partecipa alle nomine degli organi amministrativi e direttivi della RAI, sia attraverso tutta l'attività appunto di controllo che svolge durante tutta la vita dell'azienda, i cittadini partecipassero. Quindi è stata considerata una forma indiretta, ma essendo il Parlamento espressione della volontà dei cittadini, ed essendo il Parlamento referente diretto della RAI, che questa fosse la modalità. Non so se poi adesso in futuro se ne troverà un'altra. Grazie Presidente. Qualche altra domanda? Da questa parte. Prego. Ok, no, volevo chiedere sempre alla Presidente della RAI, no? Se in seguito a questi cambiamenti che state facendo nella RAI avete notato un riavvicinamento da parte delle persone al canale e un cambio di opinione delle persone sulla RAI? Ma guardi, noi abbiamo una grande soddisfazione perché devo dirle che il timore, anche all'interno dell'azienda, del mutamento che stiamo facendo, non con una rapidità elevata, perché sono cose che bisogna fare con un passo del Montanaro, come dico io, non del velocista, potessero portare a una caduta forte dell'audience. Cioè, il pericolo che ci è stato detto di fronte a questa maggiore attenzione al ruolo di servizio pubblico attraverso tutta la programmazione era proprio quello di perdere. La soddisfazione è che non lo abbiamo perso. Anzi, devo dire che programmi che noi abbiamo voluto
fortemente di servizio pubblico, col timore di avere magari un'audience limitata, ne cito uno per tutti, Benigni sui 10 comandamenti, ha avuto un successo incredibile, o la partita della pace fatta con, diciamo, a favore di due associazioni benefiche, di cui una del Santo Padre, che si temeva che non potesse raggiungere un grande numero di cittadini e soprattutto i giovani, ha avuto invece un successo notevole proprio dai giovani dai 14 ai 25 anni. Quindi questo ci dice tutto sommato che questa strada è una strada positiva, è una strada che va incontro a quella che io dico sono le esigenze inespresse dei cittadini, che magari i cittadini non sanno neanche di volere. C'è molto apprezzamento, per esempio, da parte di alcune fasce, non di tutti, per il lavoro che stiamo facendo proprio con Rai Cultura. Per esempio, durante la settimana Rai 5 fa alcune sere dedicate alla musica colta, alcune sere al teatro, eccetera. In termini numerici non sono molti le persone che lo guardano, ma in termini di sentiment, non so come dire, di reazione positiva, lei mi ha detto ma qual è poi il sentiment, ha un effetto positivo molto più ampio rispetto a quelle che sono poi numericamente le persone che lo guardano. Quindi io credo che questa sia una strada che va continuata. Grazie Presidente. Allora adesso una domanda a Lea Persman. Ecco, noi come facciamo ad educare il singolo cittadino? Ok. Ecco, come facciamo ad educare il singolo cittadino verso i messaggi di partecipazione, una parola che abbiamo usato molto oggi, dando ad ogni singola persona la consapevolezza di avere un ruolo anche dal basso, no? Senza pensare solo al leader eroico che conduce il gioco nell'azienda e nelle singole imprese. Prego. Thank you for the question because it gives me the opportunity to talk about something that I've been doing for the past 5 years. And that something is called the School of Philanthropy. Philanthropy, I don't know if you're familiar with the world, is basically social engagement, and it can take the form of money, of energy, time, that you actually accept to give. And the School of Philanthropy, it's because I designed this program for children, and we developed it together with the Minister of Education in France for children between the age of 8 and 12. And we developed it with educators outside of school, with teachers inside of school, and with parents as well. All the material is free and delivered online. We actually trained these trainers and these educators and teachers to actually deliver this program. And the School of Philanthropy is based on a model, I don't know if you're familiar with it, and this is called service learning. So before we had the military, or we had some kind of public obligation to serve. And there's a big question around public interest. How do you raise awareness and interest in public interest? And the School of Philanthropy program is a program of service learning, and it has two ends, let's say two purposes. The first one, like service learning is kind of a circle. It's very well developed in the US and also in Japan, Korea, and now in France, and I hope soon in other countries, thanks to the School of Philanthropy. But basically the first end of the program is we ask each and every single kid in school, what do you care about? Because children, they watch the news, they see the tsunami, they see the poor person in front of the supermarket begging. They are shocked by it. And yet, as I was saying before in my speech, they can't ask questions. So, and they feel the urge to ask questions, but they can't, not to their parents. And for example, when there was, you know, the very sad situation in France a couple of months ago, the first message to teachers was, please don't say anything. You don't talk to the children.
But children are connected. They are all on, I mean, Facebook under 13. Please, everybody, especially the children, are connected, and they see all that. So if you don't talk about it, you cannot orient that. So the first thing that the School of Philanthropy was doing is actually give a frame for kids, children to ask. And then, collaboratively, they would choose, not the teacher, the cause that they would want to engage for. And in every classroom, they would first pair by affinities. For example, there is no, like, I want to be with my friend. No, you're going to work with the people who care about the environment, like you, or education, like you. And then they actually choose an organization close to their school, and they work with the organization, and they found out how they can better help the organization. So it's not about starting a project. It's about understanding the needs from the community and trying to help it. And not necessarily by raising money and just sending money, like the bill scandals, you know, in Haiti. Actually doing good and managing to have a social, positive social impact, you have to learn it. It's not obvious. So that's the first branch of the School of Philanthropy. And the second branch is because you have to learn the purpose. Basically, we go to school, and because we can't really ask questions, we learn math and grammar, but we don't know why. I don't know about you, but I was always bored in school. I didn't understand what I was doing there, why. I mean, okay, I have to write and read and count. Why? What for? What will I be able to do? The problem is the political system, the economical systems right now, the decisions are not made by people. So because the decisions are made for us, because we can't ask questions, then we don't have the responsibility. And it's always the two-way street. It's okay because people are going to decide for us, so we follow. And at the same time, we don't take responsibility, so we feel more lost. So the second thing that we did with the School of Philanthropy was to say, well, for example, you want to organize a circus show to raise money for the beggars in your neighborhood for this NGO. How are you going to invite people? Oh, well, we can, write a letter and give a flyer to the people in the school and the parents. Right. And do you think that people will come if there are mistakes in your flyer or in your letter? Oh, well, no, they will think that we are stupid and they will not believe us. Well, this is why you need to write properly. Because if you want to have an impact in the world, you need the tools. And when I was talking before about the tools, so right now with Carte Blanche, I'm trying to talk to slightly older people, but more generally to everyone, and to use what I learned from the School of Philanthropy and use it more globally. So I'm sorry, it took a long time to answer your question, but I think that by asking questions and giving people not the answers, but giving people the tool to answer these questions that they ask themselves is the solution to make the spark happen. Perfetto, grazie. Il Presidente voleva aggiungere qualcosa. Volevo solo aggiungere una cosa un po' che mi ha stimolato l'intervento della dottoressa. C'è stato un bambino di 10 anni che mi ha scritto una lettera con la quale si è lamentato del fatto che quando lui guardava i telegiornali vedeva solo cose negative, notizie negative. Allora l'ho ricevuto e a seguito di questo colloquio con questo bambino abbiamo avviato il TG delle cose positive, che si tiene tutti i martedì su il TG2, quindi alle 18. E questo bambino lo guarda molto attentamente, questo fa parte un po' della partecipazione, e poi scrive dicendo se è contento, se non è contento, se le cose vanno bene. Però penso che sia una cosa positiva che facciamo tutte le settimane un TG sulle cose positive, in cui la redazione si occupa e si preoccupa durante tutta la settimana di andare a individuare tutte le cose belle, positive che sono successe in Italia e poi raccontarle. Guardi, Presidente, le aggiungo che la stessa cosa succede sorprendentemente anche nei quotidiani. Allora, sul resto del Carlino, io ho introdotto la buona notizia in tutte le facciate delle prime pagine delle nostre cronache cittadine, e anche in nazionale abbiamo uno spazio con le buone notizie.
Allora, vi dirò con piacere che spesso le lettere che arrivano, le lettere dei lettori, io le vedo perché rispondo anche ai lettori in una rubrica, e apprezzano le buone notizie. Noi tutti pensiamo che le cattive notizie facciano audience, ed è vero, ma anche quelle buone lo fanno tanto, e questo è piacevole sentirlo dire anche dal suo punto di vista. Presidente Bonfatti, allora, abbiamo parlato di partecipazione e anche di consapevolezza nei ruoli dal basso, no? in questo processo di partecipazione verso la cittadinanza positiva. Ecco, in un'azienda come la sua, quindi una banca che deve coniugare molto bene il profitto vero con l'etica, ecco, come si costruisce la consapevolezza anche dal basso? Perché ci sono, il suo istituto ha queste prospettive, ma poi ha tanti dipendenti. Ecco, come li educhiamo questi dipendenti? Ma diciamo, anch'io sottolineo che il termine educazione forse non è sufficientemente espressivo, è più preciso quello di formazione. Sia in una prospettiva di sensibilizzazione, quella che è la caratteristica di una banca. In certe banche si sottolineano dei valori che magari non sono tipici della nostra, ma sono tipici, che so, di una banca di credito cooperativo. In una banca commerciale come la nostra si sensibilizzano i dipendenti a dei valori che non sono soltanto il profitto, quello che è espresso dal conto economico e dal bilancio, ma anche quello che è l'impatto della banca e l'immagine della banca sul territorio, che magari è espresso dal bilancio sociale. La formazione va in questa direzione, ma va anche nella direzione di preparare la banca a quello che io credo sia il suo futuro prossimo immediato, cioè di una società sempre più di servizi e sempre meno di prodotto, almeno per quel che riguarda le banche con le quali noi ci confrontiamo, della nostra dimensione, del respiro di carattere interregionale o di carattere nazionale. I prodotti finiranno per assomigliarsi sempre di più l'uno all'altro, e anche i contenuti economici finiranno per essere sempre più standardizzati. In una prospettiva come quella odierna di bassissimi tassi di interesse, i contenuti economici sono sostanzialmente non significativi. Quelli che sono significativi sono l'aderenza di un prodotto al bisogno dell'impresa, al bisogno della famiglia, e questo lo si individua attraverso l'attività di consulenza. L'attività di consulenza è anche un'attività che produce risultati di conto economico, quelli che oggi non si conseguono più dalla cosiddetta forbice. Oggi, da un po' di anni, nessuna banca fa il conto economico con la differenza fra gli interessi attivi e passivi, perché l'entità degli interessi è così modesta che il divario fra gli interessi percepiti al netto delle perdite e gli interessi corrisposti non consentirebbe di mantenere una struttura oltretutto così rigida, così giustamente rigida come la struttura di una banca. Quello che fa il successo economico di una banca è la prestazione del servizio attraverso una diversa forma di remunerazione, che sono le cosiddette commissioni. La prestazione del servizio però non comporta soltanto un arricchimento essenziale del conto economico della banca, ma, ripeto, comporta soprattutto una migliore qualità del rapporto con il cliente. In questa prospettiva l'educazione dei dipendenti, o come la chiamo io la formazione, è fondamentale. Io vedo che in tutti i bilanci di tutte le banche, nel nostro piccolo, anche nel bilancio della nostra banca, la componente formazione, nonostante il momento di crisi, è una componente sempre più importante nell'ambito dei costi, che a questo punto diventano investimenti più che costi. Bene, grazie Presidente. Se non ci sono altre domande, un'ultima domandina, Presidente Tarantola. Oggi abbiamo parlato ovviamente molto di giovani e di giovanissimi che sono sempre più attratti, noi lo vediamo dai quotidiani, dalla rete, dai social network. Social network sono anche informazione e comunicazione. Ecco, lei nota in un grande mass media come la RAI, come dire, una fuga dei giovanissimi verso... E che cosa si può fare per mantenerli anche in un alveo di formazione, come dice il Presidente, di cui poi lei ci ha parlato poco fa? Beh, il tema del rapporto con i giovani è un tema fondamentale, ho cercato di accennarlo anche nel mio breve colloquio. Ed è però un aspetto che interessa tutti i media europei.
abbiamo avuto diverse occasioni di incontro e questo è un tema generalizzato. Come fare a riprenderli? Come ho detto, bisogna essere innanzitutto presenti sulla rete, quindi dobbiamo essere noi presenti, tutti noi, tutti noi servizi pubblici europei in rete. Ci dobbiamo essere con prodotti nativi digitali, ci dobbiamo essere con la creazione di communities, ci dobbiamo essere anche portando sulla rete il dialogo su programmi tipici della TV. Faccio l'esempio di Braccialetti Rossi. Braccialetti Rossi, forse i giovani l'avranno vista, è una fiction che tratta un tema apparentemente, anzi molto doloroso, cioè della malattia, la malattia di giovani, la malattia di giovani che si trovano in un ospedale anche per malattie piuttosto gravi, ma che presenta il rapporto tra i giovani che affrontano la malattia grazie alla loro forte unione. Cioè fanno squadra, fanno gruppo e insieme riescono a sopportare il dolore della malattia e ad affrontarla. Abbiamo lavorato molto nel dialogo, cioè riusciamo a portare questa fiction sulla rete, abbiamo attivato nel corso proprio della stessa proiezione della fiction, ma anche nei giorni successivi, e i giovani stanno tornando. Quindi è un grosso processo. Essere sulla rete con prodotti che nascono per la rete, l'esempio è stata Una mamma imperfetta, essere sulla rete attraverso il dialogo e l'interazione con i giovani su programmi che sono invece programmi tipici della TV normale, tradizionale, ma che interagiscono, e essere presenti, come ho detto prima, con RAI, RAI con la Y finale, attraverso la creazione di community che ragionano, che dialogano, che criticano programmi televisivi. E questo è un primo passo. Vediamo che laddove facciamo buoni prodotti, buon prodotto è sempre l'elemento di base, questo riavvicinamento c'è. E quindi continueremo su questa strada, continueremo anche a confrontarci con le altre TV pubbliche europee che sono magari un po' più avanti di noi, perché io sono sempre dell'avviso che imparare anche dagli altri, se hanno già raggiunto livelli più alti dei nostri, è un buon processo. Come diceva il maestro Manzi, non è mai troppo tardi. Benissimo. Allora, un'ultima cosa velocissima però, a Mrs. Persman. I don't know if you've heard of it, but there is a term that's called edutainment that I personally used 7 years ago when I applied to theater school in London after business school, and when my father became crazy. Yeah. And right now it just has been popularized by someone at INSEAD, a teacher. And I think that right now what you are doing in your bank and with your employees about training and education, and what you are doing with citizens and television, just that's what we all need to do, is actually try to find new ways to educate ourselves and just move forward. It's not education, just the world, you're right. The word is not maybe key anymore. So I don't know if there is another one that exists. In English, I like the word empowerment, but maybe all together we can come up with a new conclusion. But I like edutainment, it's good. Benissimo, grazie. Intanto la regia ci richiama all'ordine, quindi salutiamo i nostri amici che sono stati bravissimi. Con un applauso. Grazie, Presidente. Thank you.